In questo video parliamo di object tracking. Che cos'è l'object tracking? L'object tracking è il tracciamento di un oggetto in 3D, quindi funziona in maniera simile al motion tracking, ossia al tracciamento del movimento della videocamera, solo che in questo caso non è la videocamera che si sposta e la scena resta ferma, ma esattamente il contrario. Abbiamo un oggetto che si sposta e la videocamera lo inquadra e attraverso il solco della scena si riesce a ricostruire la posizione spaziale dell'oggetto e quindi sostituirlo per esempio con un altro oggetto virtuale, eccetera. Per questo esercizio abbiamo utilizzato un set tipo da palestra, infatti sono anch'io vestito come se fossi appunto in una palestra, perché andremo a utilizzare degli oggetti tipo questi appunto, che simuleranno un attrezzo da ginnastica, e nel video che abbiamo preparato, come si può vedere, appunto andremo a fare questo cambiamento, questa sostituzione. Allora, dicevo, l'object tracking che cos'è? Significa appunto, come dice il nome, tracciare un oggetto. Quindi io ho questo oggetto in mano, ad esempio, ma vale per qualunque oggetto, voglio far sì che voglio ricostruire questo oggetto in 3D e sostituirlo con qualcos'altro. Come faccio a fare questo? Per poterlo fare si usa lo stesso principio che è alla base del motion tracking, ossia quella tecnica in cui io riprendo una scena e poi riesco a fare il solving della scena, cioè a ricostruire il movimento della videocamera e poter inserire quindi oggetti 3D e via dicendo. In questo caso succede l'opposto, quindi ho una videocamera fissa che inquadra il mio oggetto ed è l'oggetto che si sposta, mentre il motion tracking avviene l'opposto, la scena ovviamente è ferma ed è la videocamera che si muove. Ma dal punto di vista del software il concetto è analogo, che la scena sia ferma e la videocamera si sposta, o la videocamera è fissa ed è l'oggetto che si sposta, concettualmente la cosa non cambia dal punto di vista del software. Quello che è importante è, come per il motion tracking, è che tutti i marcatori siano assolutamente immobili. Quindi quello che dovete fare è questo: se volete costruire anche voi un oggetto tipo questo, è molto semplice, sono delle bacchette di legno, ok? Devono essere incollate in maniera tale che non si muova assolutamente nulla, quindi non possono essere flessibili, non possono essere fatte di gomma, non può succedere che mentre muovo l'oggetto ci sia uno spostamento degli assi. La prima regola essenziale è che qualunque oggetto che vogliamo tracciare deve essere assolutamente rigido. Poi, la seconda regola qual è? Dobbiamo posizionare dei marcatori. Allora, i marcatori devono essere sufficientemente grossi da essere visibili. Quando facciamo il solving della scena non devono essere piccolissimi tale che non riusciamo neanche a fare il tracciamento. Quindi devono essere, in questo caso abbiamo preso semplicemente dei pezzi di etichette adesive, le abbiamo ritagliate e abbiamo appunto disegnato sopra con una matita colorata, con un pennarello, dei pallini rossi, in maniera tale che siano abbastanza visibili durante il solving. Come dobbiamo metterli e quanto dobbiamo metterli? Allora, la regola fondamentale è che in ogni momento devono essere visibili alla videocamera almeno 7 marcatori. Quindi, cosa vuol dire in ogni momento? Vuol dire che se l'oggetto ruota, e ovviamente alcuni chiaramente si nascondono dalla vista, bisogna fare in modo che in totale 7 siano comunque sempre visibili. Quindi bisogna metterne un numero abbondante tale per cui durante il movimento, anche se alcuni vengono oscurati, almeno 7 siano sempre visibili. E qui li abbiamo disposti appunto in maniera tale da essercene una certa abbondanza. Quindi, fatto questo, qual è l'altra cosa importante durante il movimento? E il problema è che, come succede per il motion tracking, il principio su cui lavora l'object o il motion tracking è quello di valutare la parallasse tra i vari marcatori. Quindi, quando i marcatori si spostano, il software ne calcola la posizione reciproca relativa e, calcolando appunto la prospettiva, il movimento di parallasse, riesce a ricostruirne la posizione 3D. Questo cosa significa in pratica? Significa che è importante che durante il movimento dell'oggetto ci sia una sufficiente variazione di parallasse tra i vari marcatori. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che devo cercare di fare dei movimenti che non siano, ad esempio, così frontali, in
piani in cui tutti i punti siano sullo stesso piano. Un movimento di questo tipo non mi dà nessun beneficio dal punto di vista del tracciamento, perché non c'è parallasse tra i marcatori. Quindi il movimento come deve essere? Deve essere ovviamente, ad esempio, un movimento di questo tipo, in cui la rotazione dei marcatori crea una parallasse reciproca, un senso di prospettiva, e il software riesce quindi a capire la disposizione spaziale di questi oggetti. Ovviamente il movimento non deve essere molto veloce, perché ricordiamoci che dobbiamo andare poi a tracciare questi vari punti, quindi devono essere tracciabili nel tempo in maniera semplice. Se faccio un movimento così avrei tutto motion blur, sfocatura, quindi impossibile. Ovviamente i marcatori non devono essere sovrapposti, ad esempio alla mano, perché poi devo tracciarli, poi devo andare a toglierli. E l'altra cosa importante, ovviamente, che ricordiamoci che poi devo fare un po' di scontorno, per cui dovrò sovrapporre il mio oggetto 3D, ad esempio in questo caso la mia mano, quindi dovrò scontornare la mano, quindi non complichiamoci la vita usando oggetti molto complicati, dove poi appunto il lavoro di post-produzione diventa un casino. Più l'oggetto è semplice, ma al contempo efficace sotto questi punti che ho evidenziato, quindi il numero di marcatori, evidenza dei marcatori, il fatto che ne siano presenti sempre almeno 7 in ciascuna rotazione e il fatto che ci deve essere una certa parallasse, fatto questo cerchiamo di usare un oggetto il più semplice possibile. Come vedete, qui abbiamo creato appunto delle aste, ma vediamo meglio in questo è un altro esempio di attrezzo che abbiamo fatto, che ad esempio potrà servire per esercizi tipo questo, in cui lo sostituiamo appunto con una barra, con un bilanciere. Vedete che perché abbiamo messo questi assi di legno in tutte le direzioni, non semplicemente dei marcatori lungo l'asse principale? Perché non ci sarebbe stata parallasse. Se io usavo solo i marcatori lungo il mio asse centrale e lo muovevo, la parallasse era molto limitata. Allora, avendo creato delle aste di legno in tutte le direzioni, durante la rotazione l'effetto di parallasse reciproco è molto maggiore. Quindi, dicevo, procuratevi quindi queste bacchette, che è molto semplice da trovare. Provate a fare una ripresa di questo tipo. In questo caso abbiamo fatto una ripresa sul fondo verde, perché poi vogliamo creare anche un'ambientazione appunto diversa, ok, aggiungere questa cosa. Non ci resta da fare che fare effettivamente la ripresa, quindi videocamera, movimento relativamente lento, non facciamo movimenti strani, basta anche per esercitarci un movimento molto semplice, ok, come potrebbe essere questo. E a questo punto vedremo poi, appunto, nella fase successiva, come importare il video, fare il tracciamento per fare il solving dell'oggetto e poi come fare il compositing successivo.